Ciao, ho il piacere Ciao. di incontrare da New York, in diretta da New York, Luca Manfè, vincitore della quarta edizione di MasterChef USA. Fantastico. Suona bene, Benissimo, ne abbiamo già chiacchierato prima, lo diciamo perché insomma, poi la gente magari vede il video e dice ma questi qua neanche si salutano. Abbiamo già fatto una bella chiacchierata prima, ci siamo già stretti la mano virtualmente. E niente, io volevo chiedere a Luca, volevo chiederti, e ti dico subito che non ti subisserò di domande sul programma MasterChef, anche perché poi sarà presto, arriverà in Italia su Skype, quindi tutti avremo modo di vederceli, io me lo studierò. Ma la cosa che mi ha colpito appena ho saputo del fatto che appunto hai portato in trasmissione il frico, questo tipico piatto friulano, e che ti ha permesso di arrivare in finale, correggimi se sbaglio, no? Però No, no, assolutamente, in semifinale. in semifinale, pensa a te. A me, la prima cosa che mi ha colpito, poi ho dei bimbi a casa, e quindi da noi i cartoni animati della Disney girano in rotazione notte e giorno. Mi sono immaginato la scena di Ratatouille, dove il topolino Remy, alla fine, no? Per convincere il giudice, ha portato un piatto povero, però impiattato in modo particolare, c'è un piatto povero della tradizione, ma rivisto in modo moderno. E come mai ti è venuto in mente appunto proprio il frico? C'è stata qualche diciamo, contaminazione, qualcosa che ti ha portato a fare questa scelta? Beh, I mean, se quelli che hanno visto lo show hanno visto che in semifinale io avevo la possibilità, no, avevo la possibilità, sono rimasto con un ingrediente e dovevo fare un piatto usando il grana padano. Quindi sono anche stato molto fortunato, credo, perché le altre due concorrenti dovevano scegliere tra un tipo di manzo giapponese, il granchio dell'Alaska. E il terzo era il grana padano, quindi io mai avrei pensato che mi avrebbero lasciato a me, unico italiano in gara, con un classico ingrediente italiano. Quindi la Certo. prima cosa che mi è saltata in mente è quella di portare avanti un piatto che rappresentasse il mio paese d'origine. E quindi di conseguenza, cosa rappresenta di più del Friuli che se non il frico? Chiaramente noi lo facciamo con il Montasio e altri formaggi locali, però io in quell'occasione dovevo usare esclusivamente il grana padano, quindi poi l'ho mischiato con un formaggio un attimino più giovane come il Gruyère, perché non avevo nessuna possibilità di avere formaggi friulani. Comunque il concetto era quello di mettere un qualcosa che rappresentasse le mie origini, i posti dove vengo, in un piatto, e alla fine quello è una cosa che paga sempre, perché ci metti proprio il cuore nelle cose, e anche se non era un piatto magari da un ristorante Michelin, perché comunque era molto rustico, però è quello che è stato apprezzato dai giudici, perché sono rimasto legato alle mie tradizioni e ha pagato molto bene. Certo, ma infatti il frico, è così anche raccontiamo per chi guarda il video, per i video spettatori, tu sei di Aviano, no? Quindi hai origini dalla parte di Cadalaghe, di Ladalaghe, c'è questa divisione, no? Quindi sei dalla parte di Aviano, parte Sì. Beh, pordenonese del Friuli. Io vengo dalla parte. la mamma è di Casarsa, i nonni e il papà invece di Valvasone. Ah, vedi, ma. Quindi siamo più vicini al tagliamento. Certo. Certo, mentre io che sono nato a Udine e ho diciamo anche le mie radici dall'altra parte, ricordo anch'io il frico, cioè il frico è un piatto comunque che accomuna tutto il Friuli, che viene declinato in vari modi, appunto se lo mangi magari dalla parte pordenonese piuttosto che dalla parte udinese o carnica, però effettivamente è un piatto che è esportabilissimo come, diciamo, come brand friulano, no? Da questo È punto di vista. piatto che dice Friuli. Bravissimo, fantastico. Quando dici frico, dici Friuli. Fantastico. E come ti avevo accennato prima nella nostra chiacchierata, noi al Friuli Future Forum parliamo di innovazione, cioè cerchiamo diciamo, di promuovere l'innovazione in tutte le sue forme e diamo molto spazio all'innovazione enogastronomica, poi c'è anche ovviamente l'innovazione tecnologica di cui ci occupiamo. E quindi un po' in redazione in questi giorni qua ci siamo un po' domandati su cosa potevamo chiederti, visto che tu hai un'esperienza e ci puoi portare un'esperienza da oltreoceano. Ci siamo chiesti, secondo te, quali sono i trend in cucina che si stanno sviluppando in questi ultimi tempi e quali le differenze che noti tra la cucina delle grandi città americane e quella italiana?
Beh, un trend che è particolare, che non è solamente legato ai ristoranti, è una cosa che è nata dalla California, più che altro adesso si sta espandendo un po' in tutta America, e sono i food truck. E praticamente è nata, io penso, come un'idea per la gente per spendere poco, perché comunque in questa comunque crisi economica che ha colpito bene o male anche l'America, comunque la gente sempre deve mangiare, no? E questi food truck hanno, diciamo, dei costi di gestione molto limitati rispetto a quello che può essere un ristorante. È un cibo che è molto veloce, lo ordini e dopo un paio di minuti già puoi mangiare, e chiaramente il prezzo è abbastanza basso. E questi stanno spopolando. Io mi ricordo almeno 3-4 anni fa ce n'erano veramente pochissimi, invece adesso ci sono non solo chef molto importanti che mettono il loro mangiare sui food truck, ma ci sono anche le rappresentanze di cucine un po' dappertutto. Quelli che vanno più alla moda sono questi coreani che fanno i tacos, quindi un misto tra messicano e asiatico, oppure ci sono, vabbè, i gelati, gli hamburger, quelli anche che ti fanno il famoso Philly cheesesteak. Ce n'è un po' per tutti i gusti, anche food truck che fanno dolci. E sicuramente io noto questa cosa, ci sono sempre molto di più ristoranti che hanno abbassato un attimino la cresta, nel senso che, sai, c'è stato quel periodo di grosse spese, vini della Madonna, champagne, questo ti parlo degli anni in cui sono arrivato, quindi 2005, 2006, 2007, poi la grande crisi del 2008, c'è stato chiaramente un abbassamento, ristoranti che chiudevano a destra manca, e si nota adesso anche, cioè, chef. La tua storia prima di MasterChef è che facevi il manager, direttore, cameriere, prima e poi sono diventato manager in molti locali, e uno dei primi lavori da manager che ho avuto è questo ristorante fantastico di cucina francese e giapponese, che era frequentato da VIP, celebrity, attori, modelle e soprattutto gente benestante, e nel 2008 c'è stato un calo incredibile, perché poi la gente si è accorta che non potevano spendere più soldi come una volta, quindi legato a quel fatto lì, che la crisi economica, la gente non ha più soldi, anche chef con grandi ristoranti acclamati, stellati, con stelle Michelin, dove magari spendi almeno $100 a persona, adesso stanno aprendo tutti ristoranti, sempre mantenendo la qualità del cibo, però abbassando molto gli standard, nel senso che non sono più quei ristoranti con le tovaglie bianche e grandi portate, ma sono quei ristoranti magari senza tovaglie, con legno, molto rustici, dove magari c'è questi tapas bar, che come i cicchetti dalle parti nostre, dove comunque puoi assaggiare dei cibi fantastici, però non spendi più quelle grandi cifre. E questa è una cosa che sta spopolando tanto, perché vedi questi chef, sai, che già sono rinomati e hanno tanti ristoranti, comunque la tendenza è quella di abbassarsi, perché la gente non vuole più spendere grossi soldi. Interessante. Sempre ragionando allora sul prodotto e qualità di prodotto, secondo te quali sono i prodotti che andranno di più nel futuro? Cioè, quindi adesso abbiamo parlato di una tipologia di, diciamo, di vendita e di proposta, ma per quanto riguarda i prodotti, quindi che ne so, carni, verdure, legumi, cucina crudista, cucina vegetariana, cioè, come la cucina tipica friulana, secondo te, potrebbe adattarsi e rinnovarsi per il futuro? Cioè, fondamentalmente, quali sono i consigli che tu daresti ai tuoi colleghi in Friuli, perché pensino di innovare, no, nella cucina, di portare qualcosa di nuovo? Cioè, quindi, la materia prima ottima, però di proporla in un modo innovativo. Beh, prima di tutto bisogna dire che comunque la tendenza, anche legata alla crisi economica, non è una cosa alla quale noi siamo, non è una novità per noi in Italia, però è una novità molto qua in America, quando tanti anni fa si comprava esclusivamente nella grossa distribuzione. Adesso quello che sta nascendo, che è un boom incredibile, è quello che noi chiamiamo organic food, quindi è cibo biologico. Penso che si dica biologico in italiano, sì, assolutamente. naturale e soprattutto locale. Quindi quello che succede, la gente adesso cerca sempre di più, invece che andare a comprare nei grossi magazzini che possono essere Walmart o Costco, dove comunque hai grossa produzione e prezzi bassissimi,
La tendenza è quella, hanno capito che è importante aiutare queste allevamenti o comunque fattorie che mandano avanti, sai, la produzione come una volta, senza usare migliaia di chemicals e menate varie, e quindi la consapevolezza di andare a comprare un qualcosa che ti fa meglio, ti fa bene, fa meglio per il tuo corpo, sicuramente ha più sapore di queste grosse produzioni industriali, e sai che aiuti la, come si dice, l'economia locale, perché altrimenti questi piccoli allevatori piano piano andranno a scomparire. Qua a New York siamo fortunati perché abbiamo questo Union Square Farmers Market e ci sono 4 volte la settimana, e vai, ci sono un po' tutte le fattorie, gli allevamenti in giro per il Tri-State Area, che può essere New York, Pennsylvania, anche Connecticut e New Jersey, e hai questi prodotti fantastici. E sì, assapora la differenza, chiaramente, però non è niente di nuovo noi in Italia, perché io mi ricordo, cioè, anche tutti i ristoranti dove ho lavorato, anche in Italia, o anche mia madre in cucina, lei, non è una novità per noi comprare qualcosa che viene fatto localmente, andando, sai, attorno alle stagioni. Cioè, io adesso qui in Italia, e soprattutto anche in Friuli, stanno spopolando i GAS, gruppi di acquisto solidale, no? Che sono costituiti da privati, e che appunto io faccio parte anche di un GAS a Pordenone, effettivamente la ricerca del chilometri zero, quindi cercare anche di aiutare chi produce vicino a casa, è una cosa, esatto, che viene tutta... No, anche, soprattutto adesso, io penso che è sempre più importante comprare un qualcosa che sia naturale, che faccia bene, e anche soprattutto adesso molte aziende stanno curando quello che è l'ambiente, quindi cercare di inquinare sempre di meno. Addirittura ci sono delle aziende del Pordenonese che io conosco bene, mi viene un esempio, le cantine dei Principi di Porcia, che hanno questo progetto incredibile di biomassa, e non sprecano, si producono l'energia da soli e la vendono addirittura al resto di Porcia, e secondo me è quello che bisogna andare: zero sprechi, un occhio all'ambiente, sai, green, adesso diventa quasi scontato dirlo, però si vede quello che stiamo subendo in giro per il mondo, quindi quella è la tendenza assolutamente che bisogna prendere. Suggerimenti, a dire il vero, per la gente a Friuli, cioè, per me è ormai tutta un'economia abbastanza diversa. Certo. Invece, guardandola dal lato opposto, cioè pensando ai prodotti finti made in Italy che vengono, diciamo, venduti e distribuiti in America, cioè questa cosa, per esempio, del fatto che spesso e volentieri gli americani arrivano prima di noi su diffusione di massa, di brand e di stili di vita che sarebbero nostri, potremmo noi pensare di avere prima di loro. Cioè, da voi questa cosa, voglio dire, viene vista, viene sentita, oppure è una cosa che riesce a passare del tutto inosservata? Cioè, parlo sia degli addetti ai lavori, come te, che ovviamente ne sarai ben consapevole, ma i tuoi colleghi non italiani, e sia poi i consumatori. Cioè, per tua esperienza è un problema oppure no? Cioè, è una cosa che... Ma diciamo che penso che ci siano due categorie diverse di americani. E ci sono quelli che seguono la massa, che non hanno tanta voglia di istruirsi e comunque non ne sentono il bisogno. Invece altri che riescono ad apprezzare di più quello che è il made in Italy vero e proprio. Ci sono certi prodotti made in Italy che magari sarà molto difficile portare in Italia, perché l'americano medio magari non lo conosce. Però uno che va in Italia in vacanza, che conosce i prodotti, sa che deve andare in un bar italiano per bersi un buon Illy o un buon Lavazza. È tutta, secondo me, una differenza di cultura e di mentalità. Perché ci sono ancora tuttora quei ristoranti che si chiamano ristoranti italiani, dove c'è poco e niente di autentico, ed è tutto, sono tutti sapori e piatti legati a quell'americano che pensa che la cucina italiana sia spaghetti e meatballs e lasagna. Esatto, infatti. Però poi io sono fortunato, in una città come New York ci sono dei ristoranti fantastici dove mangi la pasta come se fosse in Italia. Ma e appunto, parlando di prodotti, e tornando al Friuli, ci sono dei prodotti friulani, per esempio, che potrebbero essere...
Brovada e musetto potrebbero essere mai importati in America? Cioè, c'è qualcosa che manca? Questa è una domanda abbastanza attuale perché, visto che sono nel procinto, bene o male, di buttare giù le basi per il mio ristorante, e sarebbe legato non solo al nome Luca, ma chiaramente, come tutti hanno visto nel programma, quanto sono legato alle mie origini in Friuli. Mussette e brovade è uno dei miei piatti preferiti. Gli americani conoscono il cotechino con le lenticchie, hai capito? Mussette e brovade è uno di quei piatti che anche io personalmente ho un punto interrogativo, non so, bisognerebbe trovare un modo per presentarlo agli americani, però il frico, io non vedo nessun motivo per cui il frico non dovrebbe diventare una hit, specialmente qua a New York, dove la gente è abituata a cucine molto diverse. E soprattutto io penso di essere fortunato legato al marchio. Non solo di MasterChef, ma di Luca in MasterChef, un piatto che ho Certo. presentato. Io penso che la gente se lo ricorderà e la gente verrà al ristorante per mangiare il frico. E poi comunque noi abbiamo una cucina, abbiamo le Alpi, abbiamo l'Adriatico, cioè noi possiamo fare un ristorante completo, con un menù completo, con solo piatti tradizionali che si mangiano in Friuli. Quindi può essere come la pasta fresca, i ravioli di zucca o i calzones, i gnocchi con gli spinaci della ricotta Sì, africana, cioè quelli sono tutti, io penso principalmente, ne parlavo anche con Joe Bastianich un paio di settimane fa, a New York non c'è nessuno che ha mai aperto un ristorante di cucina friulana, perché il concetto dell'americano va in vacanza in Toscana, l'americano va in vacanza in Piemonte a mangiarsi i tartufi, vanno a Milano per la moda, vanno a Roma perché è bellissima e vanno in costiera amalfitana, quindi secondo me c'è come quella paura di dire, ah, ma l'americano non conosce il Friuli, bene, questo è il momento per far conoscere questa regione che è bellissima, però certe volte viene dimenticata. Io divento matto certe volte perché non trovi il prosciutto di San Daniele, che è un'eresia, lo trovi, magari vai da Joe Bastianich a Italy, quel suo grande shopping center che c'ha, ce l'hanno, vai nei ristoranti magari che hanno una piccola prosciutteria che fanno i taglieri, trovi anche il San Daniele, però nel ristorante normale italiano o nel prodotto o nel alimentari, anche questi che ho dove vivo io, che vivo in un paesino fuori da New York, a un quarto d'ora dalla città, che ci sono due salumerie autentiche italiane, non tengono il San Daniele perché nessuno lo chiede. E io penso che sia una colpa un po' di tutti, perché Montasio, il consorzio del Montasio e comunque il San Daniele che è considerato DOC, questo ci vuole un po' la spinta da parte di tutti per far conoscere, perché cioè Parma è diventato proprio un marchio commercializzato, non voglio fare nomi, però come la Peroni, cioè Certo. una birra come la Peroni è diventata la birra più famosa in Italia, ma io sono convinto che abbiamo delle birre che sono migliori della Peroni, però è tutto è un marketing, è un business, e quindi cioè a me divento matto perché il prosciutto di San Daniele è fantastico, Guarda che certi Turismo prosciutti. Friuli-Venezia Giulia che collabora anche con Friuli Future Forum e Camera di Commercio, Sì. No, pensa gratissimo. io sono, guarda, una delle idee del ristorante è proprio quella di lanciare i marchi friulani, anche e soprattutto perché ne abbiamo bisogno per girare l'economia, ma soprattutto vini. Cioè io userò nel ristorante l'idea di usare solo vini e grappe 100% friulani, perché non abbiamo bisogno di andare nelle altre Certo, regioni. Cioè, va assolutamente. bene, Brunello, l'Amarone e il Barolo sono vini fantastici, tutta l'Italia ha i suoi vini fantastici, però è ora penso che bisogna spingere i nostri prodotti perché sono un attimino veramente dimenticati. Grande, perfetto. Senti, allora, concludendo e un po' anche, diciamo, asciugando la conversazione dalle cose un po' più tecniche di cucina che ti ho chiesto prima, e visto che mi hai citato Bastianich, concludo chiedendoti, ma alla fine pensi di aprire invece anche un ristorante in Friuli per fare concorrenza al tuo giudice Bastianich? Beh, diciamo che uno che può pensare a fare concorrenza a Joe Bastianich è un pazzo. A Cividale, magari vicino dove l'ha aperto lui. Sì, no, ma lui in qualsiasi parte del mondo ormai è diventato uno status symbol, io credo, quindi ha un impero.
Quindi io nel mio piccolo... Se vai sul nostro sito del Friuli Future Forum vedi che l'abbiamo intervistato perché è venuto a trovarci in Camera di Commercio poco tempo fa. Sì, ho visto, anzi mi ha fatto anche piacere, quando l'ho intervistato il Friuli Doc mi ha nominato, perché era subito dopo la finale su Masterchef. Certo. Io penso che lui sia un grande, lui è un grande ambasciatore, non solo della cucina italiana in generale, ma soprattutto della cucina friulana, e io noto tra me e lui proprio, abbiamo questa passione in comune, quindi sicuramente io vorrei seguire le sue orme. Bravo. Da qui a fargli concorrenza passeranno 30 anni. Ti ringrazio moltissimo e ti manderò poi il link della nostra conversazione che andrà sul post integrato sul nostro sito. Bene, grazie, spero insomma, di vederti presto nelle nostre terre friulane a Udine. Grazie mille, Mandi. Mandi.